come sociologo ed esperto delle comunicazioni, che interessa questo momento, diciamo, importante per la Sicilia in vista delle elezioni future che determineranno appunto la guida politica della regione siciliana. Come la vedi? Ma penso che è cambiato anche il modo, l'approccio, e molta della campagna elettorale, al contrario di qualche tempo fa, si gioca sui social, e quindi bisogna capire anche la credibilità e il tema di una regione diversa che possa veramente sfruttare la sua autonomia. Diciamo che tutta la questione legata alle liste, legata ai singoli candidati e tutte le polemiche che ci sono stati non stanno sicuramente aiutando. Il dato più preoccupante, secondo me, è quella della disaffezione degli elettori verso le istituzioni. Sentire che ci sono sondaggi che parlano di un 56% di elettori che non andranno a votare, credo che sia veramente la cosa che più ci preoccupa come cittadini. Come lo vedi questo? Che analisi fai anche di questo dato, di questa disaffezione così alta? Credo che sia un problema ormai europeo, la Catalogna che vuole staccarsi dalla Spagna, i movimenti indipendentisti in Germania, i referendum in Lombardia, in Veneto, è un sistema sociale che sta cercando di trovare nuove dimensioni, ma per esempio se parliamo della Spagna non dimentichiamoci che buona parte delle persone che sono state coinvolte in questa protesta si sono foraggiate di notizie false, di fake news, e anche questo ci fa capire che veramente stanno cambiando i tempi. Ciao.